Buonasera a tutti, o buongiorno, non lo so, dipende da quando guardate questo video. Benvenuti alla nostra quarta puntata di queste omelie dipinte. Ciao Silvia, come va? Tutto bene? Ciao, Spero. ciao, tutto bene, un piacere, grazie. E lo sai una cosa, Silvia? Arrivati alla quarta puntata della seconda edizione, mi sono reso conto che abbiamo sbagliato qualcosa nelle prime tre. Cioè, ci siamo Così. dimenticati di fare quello che facevamo lo scorso anno, cioè di cominciare leggendo il Vangelo che commentiamo, che è la cosa più logica, evidentemente. Ora, è chiaro, non ti preoccupare, non riregistriamo le puntate già registrate, però da questa incominciamo leggendo il Vangelo, perché effettivamente è una cosa, non è che possiamo darlo per scontato, no? Giusto, giusto, Quindi giusto. partiamo a bomba e incominciamo subito appunto leggendo il Vangelo della terza domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: "Tu chi sei?" Egli confessò e non negò, e confessò: "Io non sono il Cristo." Allora gli chiesero: "Chi sei dunque? Sei tu Elia?" "Non lo sono," disse. "Sei tu il profeta?" "No," rispose. Gli dissero allora: "Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?" Rispose: "Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia." Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: "Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?" Giovanni rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo." Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ecco, questo è il testo che noi commentiamo, un testo molto, molto forte, naturalmente, con al centro questa figura di Giovanni Battista, questo personaggio formidabile che è il precursore di Gesù. E allora abbiamo pensato di partire da lui proprio, cioè anche noi, come gli uomini in via dei farisei, ci mettiamo davanti a Giovanni Battista e gli chiediamo: "Tu chi sei?" Tantissimi artisti, tantissimi pittori hanno posto questa stessa domanda a Giovanni Battista, l'abbiamo visto anche domenica scorsa. In particolare, per questa puntata, ti voglio far vedere un'opera di un pittore francese, Philippe de Champaigne, che è conservata attualmente, credo, al Museo di Grenoble. È un quadro molto famoso, molto bello e molto interessante sotto tanti punti di vista. Eccolo qui. Questo dipinto è formidabile sotto tanti aspetti, vedi? Soprattutto è interessante la sua storia, perché è stato dipinto dallo Champagne come dote per la figlia che entrava nell'abbazia di Saint-Cyran in Francia. E Saint-Cyran è un'abbazia giansenista. Proprio il cuore del giansenismo in Francia. E lo stesso Champagne era giansenista, cioè apparteneva ad una corrente cristiana molto rigida,
molto severa. Però, se devo essere sincero, non vedo questi tratti di rigidità e di severità in questo dipinto. A te cosa sembra? Sembra un dipinto che rispecchia molto anche una tradizione iconografica, che è quella che gravita intorno alla rappresentazione di San Giovanni Battista. Un po' di rigore in realtà c'è, nel senso proprio più visto appunto come rispetto. Lui non si discosta da una tradizione. Intanto, come ce lo presenta questo San Giovanni? Una struttura, vedi, di lato, messa come una colonna, quindi ben presente, ben voluminosa, Occupa quasi metà del che dipinto, soltanto. esatto, quindi si presenta in primo piano davanti a noi, un primo piano molto vicino, che ci fa proprio entrare all'interno dell'opera, no? Proprio come aprendo, diciamo, un sipario quasi teatrale, vero? Però a livello di rappresentazione proprio della sua figura, respira la tradizione secolare, cioè è una figura di un uomo, intanto, e di un uomo con gli attributi tipici appunto di San Giovanni, no? Con la veste, pelle di cammello e la croce così lunga con il cartiglio dove è scritta la frase appunto Ecce Homo Dei. È un po' questa figura anche che per certi aspetti ci richiama anche un po' anche quella Maddalena di cui avevamo parlato, no? La Maddalena di Donatello, ti ricordi? Avevamo parlato di questa figura che è così imponente, così importante, intorno alla quale noi potevamo proprio girare, no? Quindi osservare da tutte le parti. E così un po' anche lui. La cosa Sai che che. il gioco di luci nel dipinto mi dà una sensazione interessante, cioè quasi come se lui, Giovanni, venisse fuori dalla tela. E ci indica qualcosa che sta accadendo dentro la tela, però è come se lui stesso fosse fuori dal quadro, non so come dire. Certo, anche perché lui viene verso di noi. Lui viene verso di noi proprio quasi fisicamente, no? Vero? Sì, è vero. Giustamente. E viene anche verso di noi con un altro escamotage, mi viene da dire. Se ti osservi la bocca, io penso che sia fra le più belle labbra della storia dell'arte. L'amo è una bocca che è, vedi, semiaperta. Cioè, lui quasi per parlare, oppure altra lettura ha appena parlato, no? Quindi c'è un richiamo a entrare nell'opera che è veramente forte. Infatti questa luce, come giustamente hai notato, ce lo mostra, perché va a colpire la sua figura, ripeto ancora una volta, così descritta in modo tradizionale, perché San Giovanni in questo caso è proprio l'uomo e va a scemare nel punto, vedi, del braccio che indica questa figura eterea più piccola, molto più piccola, osserviamo anche bene le dimensioni, molto più piccola di Gesù che è vicino proprio allo specchio d'acqua. Ed è una compostezza sia a livello cromatico, ma anche a livello di figure, cioè ognuno qui è al proprio posto. Quindi c'è anche un rispetto del Vangelo anche, di quanto è scritto, vero? Quindi non c'è un'interpretazione così scomposta e libera di quello che è scritto. Quindi il prima e il dopo è ben immortalato. Sì, io sottolineavo il riferimento alla dolcezza perché in questo Giovanni però non trovo quei segni penitenziali che avevamo visto in altre opere, appunto, ad esempio nel Veneziano. Qui c'è, sicuramente c'è tutto quello che tu dici, però mi sembra prevalente l'accento sulla speranza. Infatti noto questa speranza soprattutto in questo, cioè questo Cristo in lontananza porta il sole. Cioè, mentre
le nuvole sono sopra Giovanni e sopra di noi che guardiamo il dipinto. In lontananza però appare l'azzurro e insieme all'azzurro del cielo arriva Gesù che sta camminando verso di noi, ma è ancora molto molto lontano naturalmente. Allora, è come se ci dicesse, spera perché il Signore sta arrivando. Il mondo è nella tempesta, il mondo è nel disastro, però sta arrivando il sole, sta arrivando la salvezza. Certo, indubbiamente. Infatti, appunto, anche appunto, l'impatto cromatico è questo di tutta l'opera, cioè molto più umbratile, no? Nella prima parte, molto più chiaro nella seconda parte, con questo cielo meraviglioso che si apre, vedi, si squarcia proprio sopra Gesù. Quello sì, è ben definito. Naturalmente anche a indicare il dialogo che c'è tra Gesù e il Padre, questo è il mio figlio prediletto, eccetera. Senti, volevo Assolutamente. richiamare la tua attenzione su un dettaglio che è un dettaglio che, a cui noi probabilmente siamo piuttosto sensibili, ed è questa mano qua. Ah. Questa mano ormai è diventata iconica proprio, no? È la stessa mano di Michelangelo, è la stessa mano di Caravaggio, perché Champagne conosce Caravaggio, cioè lui lavora dopo, no? Passati. Certo, Champagne siamo intorno agli anni, allora quest'opera anni 40 del 600, quindi siamo intorno al 1645, Esatto. quindi La certo, vocazione di San pure. Matteo del 1601, quindi sono passati 40 anni, ha avuto modo ampiamente di vederlo. Tanto più che era Vedere? nella cappella, la vocazione di San Matteo era nella cappella dei francesi. Quindi tutti i francesi che passano da Roma sicuramente l'hanno vista. Questo Assolutamente sì. Poi ricordati che Champagne lavorava anche per il cardinale di Richelieu, è. Esatto. quindi, quindi Quindi sicuramente non è casuale questa No, mano che no. richiama in qualche maniera quella del Cristo della Cappella Contarelli. Contarelli che a sua volta richiama quell'altra meravigliosa mano a cui il nostro Caravaggio Sì, si ispira, certamente. no? Sappiamo all'altro Michelangelo che All'altro abbiamo. Michelangelo, quella sì è la citazione, no, di Caravaggio, Certo. che Sono probabilmente proprio. l'unico pittore che lui considerava superiore a se stesso era il Merisi, cioè era il Buonarroti. È vero, no, ma giustamente. Ricordiamoci comunque che sono proprio citazioni volute, sono omaggi, eh? Sì, Non certo. diciamo copie, sono proprio citazioni. Sentite, e poi San Giovanni è così perché anche questa iconografia del San Giovanni, perché ho ribadito anche più volte tradizionale, perché si basava molto su quello che aveva scritto Fra Jacopo da Varagine nella sua leggenda aurea. Nella leggenda aurea, certo. E quindi era un testo che circolava da molto tempo ed era diventato un documento. Viene citato proprio il dito che indica, e quindi ecco perché viene così inserito innumerevoli volte. Quindi Senti. assolutamente. C'è anche un aspetto storico interessante. Abbiamo detto che questo quadro era stato dipinto per l'abbazia di Saint-Cyran e che lo stesso Champagne era giansenista. Ora, nella spiritualità giansenista, San Giovanni Battista è proprio presentato come il prototipo del testimone. Il prototipo dell'evangelizzatore, il modello, diciamo così, no? Che, a cui tutti noi cristiani dobbiamo ispirarci. Quindi il cardinale Berulle, che era uno degli abati di Saint-Cyran, diceva proprio questo, che tutti i sacerdoti dovrebbero imitare San Giovanni Battista. Ma non soltanto i sacerdoti, aggiungo io, tutti quelli che sono testimoni del Vangelo. Ecco, il Vangelo di oggi comincia, dice, parlando proprio della testimonianza di San Giovanni Battista. E io vorrei fare questa nostra omelia dipinta parlando proprio di questo, cioè parlando proprio di come si fa ad essere testimoni
osservando il modo con cui Giovanni Battista dà testimonianza. Ora, la prima cosa che io noto in questo dipinto è che la testimonianza di San Giovanni è una testimonianza, come dire, lui si scansa, cioè sta indicando un altro. È come se ci dicesse: non guardate me, guardate lui che sta arrivando. Anche se lui è in primo piano, anche se abbiamo detto sembra quasi uscire fuori, bucare la quarta parete, come si dice in gergo televisivo, in realtà è come se ci dicesse: io non sono importante, non è me che dovete guardare, guardate lui. E questa è proprio la prima caratteristica del testimone, naturalmente, no? Il testimone è colui che si decentra, colui che si mette fuori dall'obiettivo. Certo. Trovo affascinante questo aspetto, e qui mi sembra che viene riportato in una maniera sorprendente. Sì, Cosa che tra l'altro assolutamente. poi è contraria a quella che è la nostra mentalità. Paradossalmente, noi, forse perché viviamo in un'epoca in cui le persone non sono molto più sicure di chi sono, sentiamo sempre il bisogno di affermare noi stessi quando facciamo un discorso. E ci sembra anche più autorevole, più efficace un discorso se facendolo, diciamo, anche come la pensiamo, chi siamo, eccetera, come se fossimo costantemente alla ricerca di approvazione, di conferma. Qui è totalmente disinteressato a questo. Cioè, c'è quest'uomo che consiste essenzialmente in un dito. Chi è San Giovanni? San Giovanni è un dito. Questa mano che parla, tu hai detto che la bocca dà la sensazione di aver appena finito di parlare, ma c'è una mano che parla. Anche, certo, assolutamente, sono tutti elementi che ci invitano al dialogo, proprio il dialogo con lui e attraverso di lui. E poi c'è anche un altro particolare, ce ne sono molti altri, per carità, però ancora questo volto, oltre al gesto della mano che ovviamente parla per lui, ma è un volto che non è idealizzato. Molto È dolce, però, c'è questo esatto, sguardo molto dolce. quasi Sì, femminile. esatto. Ma non è idealizzato né nei colori né nei lineamenti. Quindi, magari è bello anche pensare che probabilmente si sia ispirato anche a un volto di un uomo che ha veramente conosciuto. Cioè, ci dà questa sensazione di un volto che è realmente esistito. E ancora una volta c'è l'invito a tutti noi, perché con un volto così attualizza, modernizza il messaggio. Certo. Crea distanza, non è un volto apollineo, efebico, no? Fuori dal tempo, no. Ecco perché ho detto, è un volto di un uomo. È l'uomo che attraversa secoli, cioè l'uomo come siamo tutti noi. Quindi con questi elementi che sembrano di poca importanza, invece ci consegna un messaggio, come dicevi te, sempre attuale, no? Che potremo tranquillamente, anzi, siamo appunto chiamati anche noi oggi, no? Uomini contemporanei a seguirlo e a indicare anche noi stessi. Certo, senti, ritornando un attimo a questa mano caravaggesca, nella cappella Contarelli quella mano è la mano che indica Matteo e quindi è un evidente riferimento a una vocazione, a una chiamata. Dando questa mano a Giovanni Battista, sembra quasi che Champagne ci stia dicendo che la testimonianza di Cristo porta sempre con sé anche un aspetto vocazionale, cioè io ti porto a conoscere Gesù, ti indico Gesù, e in questo è contenuta la chiamata di Dio per te all'incontro con Lui. C'è un altro quadro, questo è a Roma, e mi piace sottolinearlo proprio perché è a Roma. C'è un altro quadro che riflette molto bene questa cosa, anche meglio naturalmente,
Anche perché è tratto da un altro brano del Vangelo, effettivamente, cioè è la vocazione di Sant'Andrea, che è un affresco del Domenichino, ecco un attimo, è un affresco del Domenichino che è a Sant'Andrea della Valle in Roma. Ed è interessante proprio perché ha questa connotazione, diciamo così, vocazionale molto forte. Allora, ci sono alcuni elementi comuni, no? Cioè c'è ancora il cielo scuro, c'è ancora il dito di Giovanni che indica Gesù, e poi ci sono Andrea e Pietro che stanno andando da Gesù. Uno è dubbioso, sconcertato, l'altro gli dice: no, fidati, è lui. È molto interessante questa cosa. Ed è appunto questo forte aspetto vocazionale. In qualche maniera Assolutamente. noi, come testimoni di Cristo, partecipiamo alla vocazione, al mistero della chiamata. Perché? Perché Dio si serve di noi, della nostra testimonianza, per chiamare le persone intorno a noi, per chiamare le persone, così come in questo caso Andrea appunto era andato a chiamare suo fratello. Con gusto seicentesco, tipico della sua educazione presso la bottega di Ludovico Carracci, nostro domenichino, artista bolognese, ha atteso a questa opera intorno agli anni 20-30 del Seicento, quindi siamo un pochino prima rispetto all'opera precedente, tanto per dare una connotazione temporale. Però ha ritratto la figura del Giovanni Battista anche qui in maniera impeccabile, aggiungendo, almeno a mio avviso, un elemento anche stupendo, di una dolcezza unica, no? Non solo c'è ancora questa mano con tutto quello che giustamente hai detto e che porta in sé la mano, questo dito in particolar modo, ma c'è anche questa mano che viene portata al cuore. Vedi, Bello, sì, certo. ed è messa proprio bene in primo piano, con una mano aperta, quindi ecco, noi siamo chiamati ad andare lì in quel luogo che custodisce, raccoglie e dal quale parte l'amore. È un qualcosa, penso, di meraviglioso che poi ritroveremo nella storia dell'arte. E fra i tanti elementi, perché anche lui è un artista molto colto, molto attento anche alla storia dell'arte, insomma, che l'aveva preceduto, agli artisti che l'aveva preceduto, ha inserito un altro elemento caravaggesco, perché guardando anche la figura di Pietro, che apre le braccia meravigliosamente, no? Meravigliosamente dilatate, addirittura con queste mani, no? Si vede anche la mano, anche qui totalmente aperta, mostra stupore nel messaggio che gli viene affidato e lo stesso stupore è stato colto e chiuso in una cena in Emmaus che è a Londra da Caravaggio. Cioè, la figura del pellegrino, no? Di San Giacomo Maggiore, che quando riconosce nella gestualità del Cristo, nella benedizione del pane, C'è lo quando stesso gesto con riconosce, le mani c'è aperte in lo quel stesso modo. gesto, a me me l'ha richiamato subito, e anche questa è una doppia citazione. E mostra benissimo l'effetto. Poi ricordiamoci anche, e chiudo subito la parentesi, ma San Pietro è stato crocifisso, quindi ricordiamoci anche che può magari anche, no, Essere un'allusione alla fare, creazione, sì. certo, la sua fine, insomma, la sua morte. E se sali sopra al particolare di questo cielo, visto che abbiamo colto anche il cielo precedente, nell'altro San Giovanni, anche questo è un cielo che ci parla, anche questo è un cielo che dialoga con noi, perché proprio in corrispondenza sopra la testa di Pietro, dove c'è questo putto alato che arriva, no, in soccorso di questo gruppo, c'è questo cielo che si è Si sta aprendo. scurito, e però, esatto, si sta aprendo in lontananza, quindi dialoga e mostra tutto anche un po' lo smarrimento, no? Ecco, che abbiamo un primo piano proprio sopra di lui. Quindi tutto, vedi, ci porta poi verso la figura, sempre in secondo piano, di Gesù. E bada bene,
Gesù ha gli stessi e dona i suoi colori alle figure in primo piano. Questa veste rossa che avviluppa il San Giovanni è la stessa che ha come sottoveste Gesù ed è anche lo stesso azzurro che ha Pietro, cioè San Pietro. Quindi, insomma, anche nella composizione dei colori, ecco, c'è un'attenzione veramente lenticolare, particolare, che va tutto verso quella direzione, va tutto verso appunto il messaggio di salvezza prevalentemente, no? Fondamentalmente quello. A me sai cosa colpisce a livello di composizione dell'immagine? La posizione di Giovanni Battista, che da una parte indica Cristo, però dall'altra parte pende verso i due, verso Sempre. Andrea e Pietro. È interessante perché è, secondo me, a me sembra proprio la rappresentazione di quella che dovrebbe essere la posizione di ogni testimone. Cioè io mi inclino verso di te, come giustamente, hai detto tu, è un fatto di cuore, quindi ti sto aprendo il mio cuore facendoti conoscere Gesù, però al tempo stesso mi inclino verso di te, però ti rimando a un altro, ti rimando oltre me. No? È Esatto. interessantissima questa E cosa. questa come posizione è una citazione, anche questa classica, profana, del mito proprio di un Ercole al bivio tra il vizio e virtù. Di solito l'uomo seduto in primo piano, in una posizione scomposta, no? Disequilibrata, che guarda da una parte ma vuole andare dall'altra, non dico contrapposto, ma quasi, ecco, è una citazione classica. Cioè l'uomo messo di fronte quasi ad una scelta, no? Però secondo me in questo caso non è tanto la tensione tra due scelte contrapposte, No, quanto il voler tenere insieme due cose distanti, come no. se. Assolutamente, no, no, no. Io mi riferivo proprio a una, diciamo, linea compositiva, no? Che viene ereditata da questa, dall'antichità e poi viene ovviamente ripresa, ritrasformata e rielaborata con un altro significato. Però di solito è questo, è un uomo che deve prendere una strada, ecco, mettiamola così. Perché nel testimone, in quello che annuncia il Vangelo, ci deve essere sempre questa doppia tensione, cioè la tensione verso il prossimo, perché annunciare il Vangelo è un atto d'amore che io faccio a lui, e naturalmente la tensione verso Cristo, perché comunque l'amore innanzitutto è Cristo. Dunque c'è una doppia tensione che in qualche maniera fa sì che tu diventi come un ponte, come una freccia che unisce le due cose, e infatti il braccio di Giovanni indica proprio una linea che congiunge Pietro e Andrea con Gesù, cioè è passando attraverso di lui in un certo modo che lo possono Certo, raggiungere, no? assolutamente sì, crea questa diagonale d'amore, mettiamola così, no? Che quasi Esatto. tende, e anche i piedi, perché come prima c'era proprio anche un dialogo tra mani, anche qui i piedi, te guarda anche la posizione di Andrea e di Pietro, di Sant'Andrea e di San Pietro, sono come quelli di Gesù, vedi, stanno andando, sono appena Ah, toccano. Andrea sembra addirittura sollevato da terra quasi. Esatto, infatti, toccano appena appunto la terra, quasi hanno fretta, no? Pure sappiamo, no? Chi aveva fretta di annunciare, vero, Sì, certo. nella Bibbia. Quindi ecco, richiama il movimento. Senti, c'è un altro San Giovanni che è tutto dito. Non solo tutto dito, ora lo vedremo. Tutto nel dito, e questo è a Firenze, credo, No, no, questo è al Louvre. no? Ah, è al Anche Louvre? questo è al È Louvre. al Louvre, ok. Pensa che Però è di un fiorentino. sì, Firenze c'è. Firenze c'è nel mezzo. Mi dispiace, siamo sempre nel mezzo noi toscani. Allora, ve lo facciamo vedere subito. Stiamo parlando naturalmente del San Giovanni di, come si chiama? Di Leonardo. Leonardo, eccolo qua, che è un quadro misteriosissimo per tanti aspetti, ma che è sicuramente è affascinante. Qui lo sfondo è completamente scomparso, tutta la Lo descrizione, tutta la narrazione sta unicamente nel volto e nel dito.
Assolutamente sì, e te pensa allo stupore del Cardinale d'Aragona quando lo vide, sappiamo, nello studio di Clou, che era vicinissimo ad Amboise, dove Leonardo ha vissuto, insomma, ha lavorato negli ultimi anni, perché questa è un'opera proprio del suo ultimo tempo, proprio della vita, e se lo ritrovò, almeno così ci viene riportato, accanto alla Gioconda. Quindi la Gioconda poi ha fatto storia, no? Quindi è conosciuta a tutto il mondo, ma anche lui. Sono delle stesse dimensioni e ora tutte e due sono al Louvre. E quindi perché fece stupore? Non solo al prelato, ma poi anche un po' a tutti. Proprio perché lui ha cancellato totalmente, come hai detto te, tutto quello che è il paesaggio. Quindi non abbiamo strada, non abbiamo roccia, non abbiamo acqua, non abbiamo cielo, quel Non cielo, abbiamo no? Gesù E soprattutto. no, non abbiamo Gesù, cioè non compare nella sua fisionomia umana, ma alla fine ci indica dov'è. Ancora Certo. questo dito, perché ha fatto una storia, perché è stato rivoluzionario? Perché lo inclina e va tutto verso l'alto. E più con più c'è anche quella mano che abbiamo notato nella opera precedente che va a toccare il cuore. Vedi, è appena accennata dietro, no? Sì, la È manicina. nascosta, quasi non si vede perché noi siamo rapiti, non solo colpiti, siamo rapiti da questa ascendenza divina, perché vedi questa luce che entra di lato e ci fa percorrere dal volto al braccio, al dito. Noi facciamo questo percorso, dal suo volto scendiamo e saliamo. Quindi è un percorso ascendente. Quindi Gesù è qui nella sua natura divina. Quindi c'è, ma dobbiamo salire. Ma io per questo facevo riferimento al mistero, nel senso che mostra e al tempo stesso nasconde, proprio perché appunto Gesù non c'è. Dunque, è un'allusione, un invito a cercarlo, quel Gesù che lui indica nel cielo, a cercarlo proprio nel cuore, il cuore che lui tocca con la mano sinistra. Allora, vedi, nelle tre opere, messe così una a fianco all'altra, abbiamo proprio un'evoluzione del percorso della testimonianza. Perché lo Champagne ci ha detto, il vero testimone è colui che si nasconde rispetto a colui che annuncia, a colui che è annunciato. Poi il Domenichino ci dice, il vero testimone è colui che si fa strada, colui che diventa un ponte, come, che unisce il Cristo con gli uomini. E il terzo, Leonardo ci dice il vero testimone è quello che risveglia nel cuore di chi guarda questo senso del mistero, questa nostalgia di un Cristo ormai assente, ma presente in un'altra forma. Quindi Assolutamente sì. trovo molto interessante. E Sì. questo aspetto di mistero, in questo caso, mi sembra addirittura sovraccaricato dallo sguardo che ha dato a questo Giovanni Battista, che a me sembra identico a quello della Gioconda. Tu dicevi, non sapevo che stessero fianco a fianco, ma hanno praticamente lo stesso sguardo, tutti e due. Sì, allora, molto simile e tanti dicono anche lo stesso sorriso. Sì, il sorriso con lo sguardo, infatti, Non forse. sono proprio d'accordo perché il sorriso della Gioconda, allora, ovviamente è enigmatico perché come Leonardo, come sempre Leonardo, scusa, dà questa atmosfera quasi polverosa, no? Di questo fatto di sospeso, perché è proprio il suo stile, no? Ma in questo sorriso, nel particolare di San Giovanni, rispetto a quello della Gioconda, trovo quella goccia quasi di letizia, no? Di quella gioia che alla fine del percorso, no? Del cuore, quindi se passa tutto attraverso l'amore, l'uomo può avere, può godere. Quindi è un qualcosa che trattiene anche, tutto trattenuto e tutto contenuto in questa gestualità, certo, ma ci invita ad andarlo a trovare, a svelare. Quindi è un sorriso sì enigmatico, ma che
ci svela appunto questa gioia, no? Che se noi riusciamo a fare questo percorso, poi godremo. Quindi un po' ci parla anche un po' di quello che avverrà. Quindi sì, lo stile è quello, Leonardo oggettivamente ci conduce sempre un po' nell'enigma, no? Nella instabilità quasi, però è un sorriso ancora più, quasi più leggibile, ecco, rispetto a quello della Gioconda. Io lo leggo sotto questo punto di vista sempre. Senti, mi colpisce il fatto che questo San Giovanni è molto più giovane degli altri due, è quasi un ragazzo. Esatto. Altro punto di Leonardo, diciamo di novità. Perché? Perché infatti, come ho accennato poc'anzi, di solito l'iconografia di San Giovanni qual è? O si ritrae come uomo adulto, oppure si ritrae da bambino, come un San Giovannino. E di solito va di pari passo come viene raffigurato Gesù. A coppia, no? Sono o tutti e due bambini o tutti e due uomini. In questo caso, Leonardo getta questo seme di una rivoluzione proprio a livello iconografico proprio perché ce lo raffigura come un fanciullo, adolescente, insomma, un giovane nuovo. E qui ritorna questa tradizione anche in berbe, no? Quindi un po', la fissità di questo volto che può, diciamo, fuori dal tempo. Sì. Per certi versi anche questo è un volto quasi femminile. Sarà la sensazione Assolutamente probabilmente aumentata da questa gran massa di capelli che certo. ti fanno concorrenza. Dicono che si era ispirato al suo allievo il Salai, era un giovane ragazzo e quindi probabilmente aveva anche questi tratti qui. Però di questo poco importa, ma sicuramente ci richiama questa antica incorruttibilità delle figure sacre che troviamo nei secoli precedenti, insomma, questo. Ma che tu sappia, non c'è anche qualche riferimento a qualche Bacco? Perché per certi versi mi sembra di coglierci certi segni dell'iconografia di Bacco piuttosto che di San Giovanni. Sì, allora può anche essere. Io di Bacco ci vedo un pochino meno, ecco, diciamo. Di Bacco c'è un pochino più dichiarata questa sensazione di festa, no? Sì, Di sì, sì. Di solito. allegria, certo. Ecco, infatti, di allegria. Qui ribadisco, ci vedo più un sorriso di chi assaggia, pregusta proprio quello che avverrà in questo sorriso enigmatico. Non tanto di chi ha già e ne gode, ecco perché Bacco di solito ci presenta questa sensazione. E io ripeto, vedo più un richiamo all'antichità classica proprio in questo volto, che appunto è un volto imberbe, giovane, fanciullo, sempre giovane, sempre bello, ma con tutta questa simbologia cristologica che porta in sé anche la bellezza. Ovviamente. Però soffermiamoci un attimo su questa cosa che tu vedevi, che ci sono d'accordo, che c'è nel dipinto, di godimento, che non c'è nei altri due. Cioè, forse è questo che mi faceva pensare a Bacco, perché effettivamente questo quadro parla di un piacere, Esatto. cioè parla proprio dell'incontro con Dio, del riferimento al cuore, all'esperienza di Cristo nel cuore, come della scoperta di un piacere. E allora il dito in alto sta a dirti: guarda, il piacere più grande, il piacere supremo è nell'incontro con Dio, cioè è lì che tu godi veramente, diciamo, come se stesse dicendo questo. Certo, sei nella pienezza. Sì, ma ripeto, di Bacco ha più questo clima della festa, di una festosità che inizia e finisce lì, in quel preciso momento. Qui siamo in un momento indeterminato, proprio a causa di questo sfondo, Non di c'è. questo fondo celato. Ecco perché dicevo, è un sorriso così enigmatico che mi fa prefigurare, pregustare
una letizia, una gioia che è molto più alta, è molto più grande, giustamente, come affermato. E in tutto questo è tutto gesto, eh? E sicuramente si ritorna sempre lì. È in questo dito che sta tutto il senso proprio dell'opera, indubbiamente. Allora, Silvia, sono già 3 quarti d'ora che parliamo. Oh Io mamma, siamo stati rapiti da tutta questa meraviglia, veramente. Anche oggi ce le siamo però dette. anche oggi sì, siamo proprio nutriti di bellezza, senza dubbio. Assolutamente. Grazie. Allora, la prossima volta parliamo di Maria. E parliamo di Maria parlando di qualche cosa che a noi, che siamo nella parrocchia di Santa Elisabetta Zaccaria, è molto cara perché è l'episodio proprio della visitazione, quindi è qualcosa che ci tocca proprio da vicino. Tra l'altro l'abbiamo già fatto dal vivo, se ti ricordi, Sì, quindi benissimo, mi ricordo. dobbiamo soltanto recuperare tutto quel materiale. Pronta, sono Va pronta. bene. Allora, grazie a tutti e ci Grazie. vediamo la prossima settimana per voi con Silvia quando registreremo. Esatto, Grazie grazie, a tutti, caro grazie. saluto.